È per loro che prega il Papa, rivolgendo la sua supplica a Maria nel giorno della festa a lei dedicata. Poveri, malati, indifesi, bambini, specialmente quelli soli, abbandonati e perciò anche sfruttati ed ingannati. Prega per le famiglie affaticate e ferite dalla società, per i lavoratori la cui dignità è spesso calpestata, per chi infine un lavoro non ce l'ha più e non riesce a trovarlo. Davanti alla statua dell'Immacolata Piazza di Spagna, gremita di fedeli, Francesco china il capo, chiedendo alla Vergine benedizione e salvezza dai pericoli per tutti coloro che Gesù gli ha affidato. Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose con rispetto e riconoscenza, senza interessi egoistici o ipocrisie. Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato per amare in maniera gratuita, senza secondi fini, ma cercando il bene dell'altro, con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi. Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate per accarezzare con tenerezza, per toccare la carne di Gesù nei fratelli poveri, malati, disprezzati. Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati per andare incontro a chi non sa fare il primo passo. Accolto dal cardinale vicario Agostino Vallini, dal sindaco della capitale Virginia Raggi e dalle altre autorità romane come da tradizione, il pontefice depone un cesto di rose bianche ai piedi della statua voluta da Pio IX che domina questa piazza di Roma. Poi la sua preghiera si allarga al mondo intero. Fa che non cediamo allo scoraggiamento, ma confidando nel tuo costante aiuto ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi, questa città e il mondo intero. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Subito dopo l'omaggio all'Immacolata in Piazza di Spagna, il Papa raggiunge Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani, immagine a lui cara, quella che più rappresenta ed esprime la sua devozione filiale alla Madre della Chiesa, il cui sì, umile e fedele, ha saputo vincere il male con il bene. Un concetto questo sottolineato anche all'Angelus in San Pietro davanti a migliaia di pellegrini. Il suo è un sì pieno, totale, per tutta la vita, senza condizioni. E come il no delle origini aveva chiuso il passaggio dell'uomo a Dio, così il sì di Maria ha aperto la strada a Dio fra noi. È il sì più importante della storia, il sì umile che rovescia il no superbo delle origini, il sì fedele che guarisce la disobbedienza, il sì disponibile che ribalta l'egoismo del peccato. L'invito di Francesco per ciascuno, prendendo come modello la piena di grazia, è quello di saper dire sì a Dio e alla sua volontà con una disponibilità totale, rifiutando la furbizia dei mezzi sì che portano al no del peccato e della mediocrità, capaci soltanto di sporcare l'anima e di invecchiarla. Ogni sì al Padre, invece, conclude il Pontefice, origina storie di salvezza per noi e per gli altri.